Tigro, non essere così triste. Perché non te ne vai a saltellare? Così ti passa tutto. Non c'è nessuno con cui saltellare, Ro. Oh, allora perché non cerchi un altro tigro? Un altro tigro, dici? Ma dove? Ma come? No, è impossibile, è assurdo. Di tigri ci sono soltanto me. Ma non esiste qualche altro tigro? Io ho una mammina. Non ce l'hai una famiglia anche tu, tigro? Ma è ridicolo. Insomma, una famiglia piena di tigri, vorresti dire? Ma te la immagini una cosa del genere? Ci sarebbero tanti tigri quante formiche per terra e saremmo sempre a saltellare, senza decorazione, a pranzo e a cena! Ma io potrei saltellare lo stesso con te, vero tigro? Un'intera famiglia di tigri per me! Dunque vorresti trovare la tua famiglia? Una nobile ricerca, mio buon amico, non c'è che dire. Il tè è servito, prendi pure da solo la crema e lo zucchero. Dunque, ricerca del genere Familius Tigris. Dovrebbe essere latino, credo, o sarà greco. A proposito di famiglia, come puoi vedere, i ritratti dei miei antenati sono appesi alla parete, una prestigiosa collezione che ho raccolto nel corso degli anni. Osserva le interessanti divaricazioni dei suoi molti rami che si stendono solenni attraverso le epoche. Tutto sta nell'avere solide, profonde radici e il tempo necessario per crescere. In effetti sono convinto che il primo seme della mia famiglia germinò nel lontano 14° secolo, quando il mio proprio zio Torbet spiccò il volo e si dichiarò a una giovine fanciulla in fiore. Il loro amore lussureggiava, furono benedetti dall'arrivo di nove stupendi piccini ad allietare la loro già invidiabile unione. Non si staccò mai un ramo dal loro possente albero. Oh, mio buon giovinotto, ti senti bene? Ecco, prendi ancora un po' di tè. Ad ogni buon conto, se posso mettere il becco in questa faccenda, in primo luogo suggerirei al caro tigro che, per trovare la propria famiglia, prima è necessario cercare l'albero genealogico della famiglia. Questo mi riporta alla mente un mio lontano nipote, un tipo affascinante che divenne marinaio e cominciò a frequentare un individuo dalle inclinazioni. Il mio albero genealogico. Il mio albero di famiglia! Come ho fatto a non pensarti prima? Ti saluto, bocca a becco, grazie del consiglio! Vanno via! Avrò detto qualcosa che non va? E così Tigro diede inizio alla grande ricerca del suo albero genealogico. Cercò in alto, cercò in basso, guardò vicino e guardò lontano. Yuhu! Famiglia! Yuhu! Tigro, come farai a capire quale albero è il tuo albero genealogico? Ma come? È ovvio, Robello! L'albero genealogico dei tigri deve essere il più grosso, il più altissimo e il più gigantesco albero di tutto il bosco dei 100 acri, per via dell'enorme numerico numeroso numero di membri della famiglia dei tigri che ci sta sopra. E inoltre, e per di più, sarà un albero a strisce, proprio come è stato scritto. L'unica domanda è: dove si troverà il mio albero genealogico?